Se volessimo provare a interrogarci metafisicamente sull'essenza del consumismo, quale cifra dell'odierna civiltà turbocapitalistica post-1989, potremmo forse trovare nella filosofia di Martin Heidegger una feconda possibile chiave ermeneutica. In effetti, Martin Heidegger può aiutarci a comprendere il fenomeno esiziale del consumismo, permettendoci di pensare la qualità stessa della nostra epoca come fondamento del nichilismo metafisico che segna l'oblio completo dell'essere. La nostra epoca, che dal punto di vista di Heidegger è il compimento stesso dell'avventura della metafisica occidentale culminante nel nichilismo della tecnica planetaria, è l'epoca che non ha più alcuna memoria dell'essere e della questione dell'essere, che Heidegger chiama Seinsfrage. La metafisica come erramento planetario si realizza esattamente nel fatto che la domanda intorno all'essere è obliata e in luogo dell'essere prevale il piano ontico degli enti a loro volta pensati non nella loro automanifestatività propria dell'essere, ciò che Heidegger ritiene di aver individuato nella grande filosofia dei pensatori dell'origine, Eraclito in particolare, i quali intendevano l'essere come automanifestatività, come physis, come phainestai, come manifestarsi, come potremmo dire anche come uscita dall'ascosità, dall'occultamento mediante il quale l'essere si manifesta. Per così dire, uscendo dalla propria ascosità. Ecco, la domanda dell'essere viene obliata nella modernità a maggior ragione. Il processo inizia, secondo Heidegger, con Platone, con la sua concezione dell'idea, che per un verso è ancora intesa in senso ontologico come uno svelamento dell'essere, ma per un altro verso è già intesa in maniera ontica, come qualcosa che dipende dal soggetto che la osserva e per il quale l'idea stessa è. Bene, la nostra epoca contemporanea porta a compimento questa tendenza, oblia completamente l'essere, il suo automanifestarsi ritraendosi e dà spazio sempre e solo alla dimensione ontica degli essenti pensati come disponibili per il soggetto, come realtà che costituiscono un fondo di cui il soggetto può avvalersi nelle pratiche del potenziamento della volontà di potenza fine a se stessa. La concezione metafisica culmina per Heidegger nella tecnica planetaria, che costituisce la vollendung, il compimento della metafisica, proprio in ragione del fatto che dal punto di vista della tecnica planetaria, l'essente nella sua interezza è un fondo disponibile per il potenziamento e per la manipolazione, per una manipolazione che viene presupposta essere a disposizione del soggetto, il quale in realtà è esso stesso impiegato nella manipolazione, è esso stesso un ente che viene manipolato e utilizzato dalla produzione tecnocapitalistica globalizzata. Da questo punto di vista, il consumismo, potremmo dire, è il riverbero soggettivo nella vita di ciascuno di noi, di ciascun esserci, direbbe ancora Heidegger, il quale concepisce il proprio rapporto con l'essente nei termini del consumo. Tutti gli enti ci appaiono nella forma merce come utilizzabili, come realtà che stanno sotto il segno della Zuhandenheit, diceva Heidegger in Essere e Tempo, cioè dell'essere sotto mano, dell'essere utilizzabili, dell'essere impiegabili. Ecco perché non c'è più l'essere, o come dice Heidegger, non c'è più il coseggiare delle cose. Le cose vengono invece viste non come cose, ma come fondi disponibili, consumabili, che debbono essere sostituiti e ricambiati nelle pratiche del consumo, appunto, in cui ogni essente figura come serialmente riproducibile, consumabile, non definitivo, ma anzi esistente nello spazio effimero dell'immediatezza, secondo quello che un interprete del nostro tempo ha definito l'impero dell'effimero. Ecco, questa concezione dell'essente, propria della metafisica, come epoca del compimento della metafisica stessa nella tecnica planetaria, si traduce poi nella vita di ciascuno di noi, nel consumatore. Il consumatore è il soggetto che pensa l'essente come oggetto disponibile e consumabile, che sempre di nuovo viene consumato per poi riapparire nella sfera della circolazione come un nuovo consumabile.
Tutto è a tempo determinato, nel senso che tutto può essere impiegato ed esiste in vista della sua impiegabilità universale. Ma così si origina, dice Heidegger, un processo da cui finiamo tutti per dipendere, quando anche ci illudiamo di essere i soggetti che dispongono dell'essente. In realtà siamo noi stessi impiegati da questo impianto impositivo che Heidegger chiama Gestell, un impianto impositivo tecnocapitalistico di cui finiamo per essere noi stessi, non i soggetti, ma gli oggetti utilizzati. Basti pensare al fatto che oggi, in piena coerenza con le profezie di Heidegger, l'umano stesso è diventato evidentemente un fondo disponibile da cui ricavare utilizzabilità. La nuda vita è un utilizzabile dal punto di vista del tecnocapitalismo nichilistico e compitore dei processi della metafisica occidentale, direbbe Heidegger. Ecco, in questo senso il consumismo può essere fecondamente interrogato, come qui ho provato per cenni necessariamente impressionistici a fare, mediante le categorie heideggeriane. Il consumo è la fase suprema del nichilismo tecnico, così come esso si rivela e si manifesta nella vita di ciascuno di noi come consumatore che pensa di poter disporre dell'essente secondo la propria illimitata volontà di potenza consumistica.